serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Benvenuti per chi è nuovo nel canale. Oggi, raga, aggiornamento settimanale a cazzo di cane. Come mai Rockstar ha fatto l'aggiornamento di martedì invece che di giovedì? Sinceramente non lo so. Potrebbe essere perché questa settimana da quelle parti è il giorno di ringraziamento o qualcosa del genere. Quindi ringraziamo Rockstar per aver fatto l'aggiornamento qualche giorno prima e io non lo sapevo. Quindi, ragazzi, come vicolo del podio di LS Autorab 1 abbiamo la Neo, raga, che possiamo andare a vincere nelle solite gare in categoria clandestine. Dopodiché ci propongono, come al solito, macchine viste e riviste, per esempio la Benefactor. Dopodiché, ragazzi, abbiamo la Torero e poi abbiamo, se non sbaglio, che si chiama, leggiamo un attimo, la LM87, ragazzi. Come invece veicolo esclusivo di AU, ragazzi, quindi solo next gen, abbiamo la Astron Custom. Rega, possiamo passare direttamente al casino dove troveremo, ragazzi, indovinate un po', la nostra macchinina del cuore, perché chi non ha guidato la T20? Quindi se volete la T20, che costa un botto sinceramente ed è una cosa esagerata, dovrebbero abbassarla, io vi consiglio di fare il glitch della ruota che trovate nel mio canale. Quindi a questo punto possiamo andare a vedere cosa c'è negli shop, ragazzi, negli showroom. Per l'appunto in quello di Simeon andremo a trovare, ragazzi, la Canis, questo furgoncino del cavolo. Abbiamo la Vagrant, l'unica cosa buona di questa macchina è che possiamo trovare le livree segrete. Abbiamo la Flash GT, ragazzi, un ottimo veicolo per far rally. Abbiamo la Vulcar, che a me verrà questa macchina, ma ha lasciato un po' a di dire. Dopodiché invece abbiamo la Buffalo di Franklin, la nuova, la STX, che quello è un gran mezzo, secondo me, ragazzi, va veramente bene, una muscle coi cazzi. Quindi a questo punto possiamo passare al nuovo showroom che ci propone, regà, la Enus. Dopodiché ci proporrà la nostra magica Deluxo, ragazzi. Anzi, vi voglio ricordare, approfittatene, sta iniziando Natale. Ovviamente ci sono degli sconti, ci sono delle promozioni, ci sono delle aggiunte Deluxo che non faccio durante l'anno. Quindi, ragazzi, al prezzo di un'aggiunta Deluxo avete anche il full Deluxo sul secondo PG dello stesso account. Quindi avrete primo account con PG maschio e femmina, full Deluxo al prezzo di uno. Quindi non ci cischiamo, troviamo le gare a tempo, quella da 100.000 qua sopra, ragazzi. Dopodiché qua al centro andiamo a trovare l'altra da 100.000, che è quella con l'RC bandito. E poi andiamo per esclusiva next gen, ragazzi, quindi GTA Online versione nuova, quella di AU in quest'altra posizione. A questo punto possiamo passare direttamente al bunker, ragazzi, dove andremo a trovarlo direttamente in sconto e anche le migliorie e le modifiche al suo interno. Insieme al bunker troveremo anche scontato, con la possibilità di avere gli sconti anche sulle modifiche, raga, l'autofficina, che vi ricordo che per sbloccarla dovete andare dentro LS, parlare con il tizio che vi fa sbloccare l'autofficina, eccetera eccetera eccetera, perché tante persone mi hanno detto: io non ho l'autofficina. No, raga, dovete sbloccarla in questa maniera qua. Quindi a questo punto vi voglio anche informare che abbiamo la possibilità di prendere tutte le armi dell'ultimo DLC, ragazzi, dentro l'armeria di Franklin all'interno del suo complesso. Quindi, ragazzi, vi comprate l'armeria e poi andate lì dentro e prendete tutto quello che volete. Anzi, veramente comoda l'armeria lì dentro, ragazzi, io ve la consiglio. A questo punto possiamo passare alle gare che ci stanno con gli RP doppi, ragazzi. Quindi gare RP doppi con la modalità inseguimento, ragazzi. A questo punto andremo anche sulle missioni e troveremo qualche missioncina sempre con gli RP doppi, ragazzi.
E poi avremo la modalità competizione velocità esplosiva con gli RP doppi. Ultima notizia, bomba ragazzi, la Rockstar ci ha fatto spendere altri $650,000 per una modifica del cazzo, che sinceramente secondo me potevano evitare di farla così cara, perché semplicemente è un body kit e io non capisco come faccia a costare così tanto, se calcoliamo che con un milione e qualcosa troviamo anche dei mezzi molto molto migliori. Anche se ragazzi, vi lascerò magari in descrizione il video della reaction a questo veicolo, che è carino, si guida decentemente, ma alla fine è solo un veicolo da collezione raga, non è inguidabile, si gira di continuo, vedrete dalla reaction di questo veicolo. Quindi a questo punto ragazzi vi voglio anche informare che le missioni e i colpi dell'appartamento, regà, quindi guardate bene, quelli dell'appartamento, quelli di Lester, stanno con gli XP per 2. Quindi approfittatene se volete farli, se volete farvi la mastermind, ragazzi, questo è il momento giusto. Vi voglio anche dire che ci sono quelli, le missioni solo, i preliminari della base operativa con gli XP per 1,5. Io adesso vi lascio, spero che il video vi sia stato d'aiuto e sbada bam, regà, alla prossima.